Siamo con Francesca Vecchioni, figlia del noto cantatore senza bisogno di presentazioni. Francesca, effetto Venezia per Ti innamorerai senza pensare. Il suo libro, da cui prende il titolo anche la serata. Nel tuo caso, ti sei innamorata senza pensare? Ma perché? Vorrei sapere, c'è qualcuno che si innamora pensando? No, non credo, ma... Non è molto razionale l'innamoramento. Ci si innamora, è qualcosa che accade e devo dire che probabilmente se ci si pensasse troppo, magari a volte si riuscirebbe anche a trovare qualcosa di, che è così, di più appunto ragionato. Però non è così, ci si innamora sempre senza pensare. Senti Francesca, parlerai soprattutto di un tema delicato che ti riguarda in prima persona, genitori omosessuali, un percorso che forse qua in Italia non è semplicissimo. Puoi spiegarci appunto il tuo iter? Allora, non è semplice, vabbè, non è semplice, la parte diciamo più pratica, la parte pratica coincide con quella di, per esempio, delle coppie eterosessuali che per anni hanno dovuto fare viaggi all'estero per fare l'eterologa, perché in Italia non era permessa fino all'anno scorso, tra l'altro anche adesso non è proprio semplicissimo, però per tanti anni il nostro percorso ha coinciso. La cosa difficile non è tanto quella, perché in fondo è più un discorso che riguarda la modernità, il fatto dell'uso oppure no della tecnica di concezione assistita, il fatto di avere la consapevolezza di volere una genitorialità, e questa è una cosa che unisce tante coppie in Italia. E la cosa che manca veramente in Italia è la tutela dei bambini, il fatto che i figli siano figli sempre con, dovrebbero avere tutti lo stesso diritto della propria genitorialità, dei propri genitori, e le tutele che il figlio di una persona omosessuale non ha, perché naturalmente l'altro genitore, cioè quello non legale, è considerato un totale estraneo, e questo è a scapito dei figli. Poi uno mi può dire, vabbè, ma cosa li fate a fare? Perché a volte l'obiezione è questa. E me lo puoi anche chiedere. E non per questo, cioè, no, intanto è un'obiezione che lascia un po' il tempo che trova, perché questi bambini esistono, i figli ci sono. E io lo dico sempre, noi comunque siamo un fatto, non siamo un'opinione, non si può discutere qualcosa, è come se tu discutessi, non so, del colore dei miei capelli, no, non possiamo fare un discorso del fatto se sei d'accordo o no che io sono mora, e sono omosessuale, non puoi essere d'accordo o no. L'eventualità di decidere di essere un genitore è qualcosa che compete ad ogni genitore. Questo succede anche per i genitori adottivi, per i genitori eterosessuali, magari hanno problemi di fertilità. E com'è Francesca mamma? Come Francesca mamma non è arrivata, le bambine non sono arrivate col libretto delle istruzioni, e quindi Francesca mamma è una mamma che cerca di montare un mobile dell'IKEA senza libretto delle istruzioni. No, Francesca mamma è quella che spera di rendere felici le proprie bambine e di lasciarle, insomma, di crescere insieme a loro, questo sì. Un'ultima cosa, un consiglio per chi volesse effettuare anche il tuo percorso? E allora, di non sentirsi mai inferiore a qualcun altro, perché questo riguarda tutti i genitori, gli strumenti per affrontare la vita ai nostri figli li diamo quando siamo sereni noi per primi. Quindi questo percorso va affrontato in ogni caso con la serenità nel cuore e con la gioia di dare amore. Grazie mille Francesca. Grazie a te.